Buongiorno a tutti, eccoci qui, bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12.30, in ritardo di qualche minutino, forse 31 in questo istante, ma eccoci qua come sempre. Oggi è martedì. Martedì si parla di periferie e oggi andiamo a scoprire le periferie in un'ottica un po' diversa, ma lo chiediamo al nostro consueto ospite e padrone di casa invece del martedì, Walter Cherubini di Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati. Allora Walter, chi ci ha portato oggi, e come dicevo appunto, a scoprire le periferie da un'ottica un po' diversa da quella che abbiamo avuto di solito modo di vedere, giusto? Sicuramente. Abbiamo Daniele Albini, che è vicepresidente del consorzio DAM, distretto agricolo milanese, appunto di Milano, e una focalizzazione dell'agricoltura nel comune di Milano, perché ecco. Il comune di Milano, anche se nessuno ne ha la percezione o pochissimi, è il secondo comune agricolo d'Italia. Sicuramente Milano, città industriale prima, del terziario avanzato adesso, ha questa da sempre questa vocazione agricola. Questo è interessante, no? Città industriale prima, città del terziario ora, città dell'agricolo da sempre invece. No? Quello non è mai passato di moda, diciamo, ecco. Daniele, distretto agricolo Milano, questa volta appunto noi di solito quando parliamo di Milano ormai tendiamo a parlare della città metropolitana di Milano, di una città che anzi ormai è un unicum quasi da Torino fino a Venezia, ma un po' tutta la pianura padana. Invece questa volta vogliamo proprio focalizzarci sui confini comunali, perché è veramente interessante il dato che ne viene fuori. Allora, raccontaci un po' che cos'è DAM, come è nato, quando è nato e che realtà va a rappresentare. Beh, il Consorzio del Distretto Agricolo Milanese è ormai una realtà che è nata per volontà di tutti gli agricoltori di Milano nel 2011. Tra l'altro proprio in questi giorni, alla fine di gennaio, è il momento in cui abbiamo formalizzato il tutto. Ma era un'esigenza che c'era da tempo, perché gli agricoltori a Milano ci sono sempre stati e hanno intenzione di rimanerci ancora. Perché Milano? Perché fare agricoltura a Milano è completamente diverso che non farla da Piategrasso, a Cusago, piuttosto che nell'Lodigiano. Bisogna avere a che fare tutti i giorni con le istituzioni, quindi ci voleva una forza comune che potesse raccogliere tutte le problematiche e potesse esprimerle in maniera univoca e anche forte. Quindi gli agricoltori hanno pensato bene di riunirsi in un consorzio, non per fare un'attività sindacale, ma per portare delle istanze e soprattutto per valorizzare il lavoro che questi agricoltori, che noi agricoltori, facciamo e abbiamo intenzione di fare per Milano. Per cui abbiamo su una sessantina di partite IVA presenti a Milano che hanno a che fare col mondo agricolo, abbiamo scremato, abbiamo visto quelle che avevano a che fare veramente con l'attività produttiva e ne abbiamo prese 31. Ecco, perché fondamentale è questa cosa, stiamo parlando di aziende agricole che producono, sono aziende produttive, che creano proprio del... Noi ci teniamo proprio a far presente che l'agricoltura è un'attività produttiva e non ha niente a che vedere con il giardinaggio o altro. Qua abbiamo a che fare con la terra, con gli animali e con la possibilità di organizzarsi per rimanere all'interno delle cascine, perché la residenzialità è una cosa indispensabile per Milano. Interessantissimo vedere come appunto facendo questa scrematura, che è molto interessante, che insomma non è che avete detto prendiamo su tutti, anzi decidiamo bene chi ha i requisiti, perché sono proprio dei requisiti per poter entrare a far parte del DAM, 31 soci fondatori diciamo, adesso 34 mi dicevi poco fa, no? Siamo aumentati, diciamo che noi la prerogativa è che fossero degli agricoltori, per cui ci siamo concentrati con quelli che avevano l'attività agricola e un'attività produttiva. Poi piano piano si sono inserite altre figure, ma il requisito principale per far parte del consorzio DAM era di avere la coltivazione, l'attività all'interno del comune di Milano. Okay. Per cui una sorta di... Che come spiegavi non è un discorso di campanilismo, ma proprio un discorso per dire, sono tematiche completamente diverse. Fare agricoltura, fare allevamento in un comune fuori, comune piccolo magari, è molto... ha delle problematiche diverse e un dialogo diverso con le istituzioni. Ovviamente immagino insomma, che andare a Palazzo Marino a chiedere le proprie stanze, a raccontare agricoltura, le prime volte verrà guardato magari come dire ma questi cosa dove arrivano? Beh, fare agricoltura è difficile, sia che si faccia a Milano che fuori. Però andare a Palazzo Marino
e parlare di agricoltura, intanto è stata una sorpresa anche per gli stessi amministratori, perché all'inizio non avevano coscienza che ci fosse una realtà di questo tipo, ma il Comune di Milano ci ha molto incoraggiato. Anzi, se oggi c'è il distretto con questa forma, con questa anche autorevolezza, perché comunque abbiamo fatto degli accordi con il Comune di Milano, a suo tempo con la provincia e con la Regione Lombardia, è stata perché il Comune ci ha aiutato molto, ci ha messo a disposizione delle risorse, ci ha aiutato veramente in tutti i sensi e ci ha introdotto in un mondo che noi osservavamo prima attraverso altre forme istituzionali. Ecco, tra le cose che insomma fate è quella appunto di dare una fotografia proprio dello stato attuale delle cose, anche una specie di mappatura, no? Walter, anche Consulta per il Femminano ha cercato di dare una mappatura del fenomeno. Che cosa ne viene fuori? Ma diremmo che la prima cosa, come diceva prima... Scusa, mi corrigo, non è un fenomeno, è una realtà che è diversa. No, è una realtà ben presente. E appunto, oggi come oggi c'è sicuramente, anche con il traino dell'Expo che ha posto il tema dell'agricoltura come centrale, c'è stato un traino di attenzione e questo sicuramente è stato un fattore decisivo, perché normalmente il territorio milanese, in particolare quello destinato ad agricoltura, era visto come un terreno vuoto in attesa di essere utilizzato. Quindi questa era la modalità normale e culturale, quindi non c'è da stupirsi sul fatto che l'agricoltura non sia assolutamente presa in considerazione, anche se, dicevamo, è un fenomeno storico. Questo qui è il primo dato. In secondo luogo, nella frammentazione normale che c'è, anche l'agricoltura, vabbè, uno magari conosceva la cascina a proprio casa, ma una visibilità complessiva di quello che è la presenza agricola milanese, che copre attorno al 14-15% del territorio milanese, tra una cosa e l'altra, non era mai stata mappata, anche perché c'erano organizzazioni diverse, il comune aveva le proprie cascine comunali che sono affittate per l'agricoltura, ci sono delle aziende che sono private. Per cui c'era sempre questa frammentazione. Noi abbiamo cercato di dare una visibilità complessiva, come facciamo per altre realtà che operano sul territorio, e quindi sul sito periferiemilano.com abbiamo mappato le realtà agricole. Poi magari ci può essere qualche sfrido, però sostanzialmente, come vediamo, c'è una bella articolazione. Con delle presenze anche a nord, tenuto conto che invece... Non avevo mai pensato sinceramente che nella zona nord o vest anche c'è qualche presenza anche a nord, come ben si vede, però la fascia è quella che va dall'ovest, va a sud e poi arriva fino a est. Quella dove ci sono maggiori superfici coltivabili. Verde. L'avremmo preso anche lì, spazio. C'è l'autostrada, ci sono ormai un'urbanizzazione. Ma infatti, queste sono state anche preservate, perché uno dei tempi, se andiamo magari a... 30-40 anni fa, che sembrano aree geologiche addietro, ma non è propriamente così, numerosi agricoltori, anche assecondati e aiutati dalla cittadinanza, hanno dovuto difendere le proprie realtà agricole. Testimone anche diretto sono stato, quindi vissuti quegli anni. Qua nella zona poi ovest mi abbiamo di ricerca. Vorrei agganciarmi a quello che dice, che ha appena detto Walter, perché l'agricoltura a Milano c'è sempre stata, ma se oggi... a fronte di centinaia di cascine che c'erano nel Comune di Milano, ne sono rimaste circa 55-60. Tra l'altro c'è un bellissimo manuale del Comune di Milano che fa proprio la mappa delle cascine milanesi, con una bellissima descrizione, quindi chiedetelo in comune. Cascine in generale, tu dici, quindi, che non, molte cascine, non sono neanche più produttive. Cascine di proprietà comunale sono, che sono un po' più... Mappava tutte le cascine e in particolare si concentrava sulle 55 di proprietà comunale, di cui faceva una bellissima descrizione e anche una ricognizione delle caratteristiche di cose rimaste dopo tanti anni. Ma se a Milano ci sono ancora le cascine e ci sono gli agricoltori, è proprio perché a fronte di una politica che vedeva degli spazi vuoti da occupare, gli agricoltori si sono incatenati alle cascine, si sono incatenati ai cancelli, con i trattori hanno sbarrato le ruspe che arrivavano. Citavi tu prima delle cascine, te la dico, la cascina Campazzo, zona via di Missaglia, piuttosto che qua vicino a Trenno con la cascina Rizzardi. Insomma, gli agricoltori hanno lottato per far sì che questo patrimonio, questi monumenti dalla civiltà agricola milanese, lombarda, potessero arrivare ad oggi e andare avanti anche nei prossimi anni. E una cosa che vorrei precisare: noi abbiamo con 31 aziende costituito il DAM, che è un consorzio.
non ha fini di lucro. Ma lo scopo del consorzio è quello di valorizzare il territorio, l'attività e di far conoscere che c'è questa attività a Milano. E il nostro primo impegno nei confronti dei nostri soci è quello che tutte le 31 aziende devono andare avanti allo stesso passo, tutte insieme, non vogliamo lasciare indietro nessuno. E questa è una cosa molto bella, che a noi piace molto. Quanto è importante anche legare magari appunto delle attività comunque collaterali, come attività culturali, anche a quello che poi è la produzione? Fare agricoltura a Milano è diverso rispetto alla periferia un po' più esterna, Sì, perché le alla dimensioni, provincia, alla alla provincia. provincia, perché le aree agricole sono più limitate, quindi la media dei fondi che ha un agricoltore a Milano è di 22 ettari, che è un po' pochina. Fuori il più piccolo ne ha 120-130, quindi devi necessariamente trovare delle attività che ti portino un reddito aggiuntivo. Certamente tutto quello che è legato all'educazione per i bambini, quindi le fattorie didattiche, piuttosto che anche gli spazi agricoli, perché a Milano non è che ci sono solo gli agricoltori che fanno un po' di coltivazione, producono anche dei cibi edibili. Abbiamo delle aziende agricole che hanno degli spazi agricoli. Abbiamo la cascina Battibacco, piuttosto che la cascina Rizzardi a Trenno, alla cascina Colombera a Quinto Romano, spazi agricoli dove gli agricoltori vendono la propria carne, vendono il riso. Parlavamo prima che abbiamo un Uova, agricoltore uova, sicuramente pollame. pollame. Parlavamo prima di questo agricoltore che si è inventato lo stracchino, Ah, che ecco. mi raccontavi prima Sì, che Fabio. avevo avuto modo E questo weekend di provare. Lo stracchino ha fatto quasi sopra la frenata della metropolitana, perché dicevo, è pazzesco come è veramente, vero. quasi tra Piazzale Bertegasso e Via dei Missaglia, C'è la città, cascina proprio siamo in Campazzo, città lì, cioè non c'è dove proprio da Andrea fare. Falappi E produce c'era, infatti. latte che viene utilizzato per fare questo stracchino. Ma attenzione, aggiungo una cosa che a noi piace dire. Noi forniamo anche il riso alla grande distribuzione, con il marchio Consorzio DAM, che è comunque un marchio certamente che identifica la qualità, e poi diamo anche per Milano Ristorazione una varietà di riso che parbolizzata mangiano tutti i Ah, nostri interessante, quindi nelle bambini. scuole milanesi, i bambini milanesi Mangiano il mangiano anche riso il riso prodotto a di Milano, Milano. prodotto a Milano, Beh, dagli insomma, agricoltori di Milano. questo ci Pensa che riporta roba. indietro a quando a scuola ci davano il brichino del latte, fatto dalla città del latte di Milano, eh. Cioè Sì? torniamo veramente a qualcosa di... Beh, però è questo forse proprio il motivo per fare un consorzio e continuare il vostro lavoro, mi viene da Beh, noi non l'avevamo quando siamo partiti nel dire. 2011, quindi ad oggi sono passati non tanti anni, ma abbiamo fatto tante cose e ci piace raccontarle. Ecco, forse una cosa che ci piacerebbe fare di più, e per mancanza di tempo, per priorità non facciamo, è di andare a raccontare più spesso questi successi. Beh, allora, prima di tutto, sapete, qua c'è sempre porte aperte per raccontare qualsiasi successo dell'agricoltura di Milano, siamo Ne approfitteremo. ben contenti, anche vabbè, poi noi abbiamo la fortuna di avere la nostra sede in una delle zone forse più verdi e anche più agricole di Milano, perché insomma qui la zona Abbiamo ovest e quindi insomma, 12 aziende agricole in siamo, zona ecco, 7. siamo quelli che insomma ancora ogni tanto gli capita di uscire di casa e stare in coda perché passa il trattore, che secondo me è una di quelle cose che altro che suonare il clacson, cioè suonarlo perché se è qualcosa di bello, finalmente dici, oh, sto in coda per un motivo almeno. Non per chissà quale motivo È strano, bellissimo quello che hai detto. infatti. Però prima ti dicevo una battuta fuori Sì. onda, ti dicevo allora, fare l'agricoltore, essere contadino nel 2018, sicuramente non è più come appunto il ragazzo di campagna, di Pozzetto che veniva in città a cercare la fortuna. Com'è invece adesso fare l'agricoltore nel 2018? Quali sono le problematiche? Qual è lo spirito che gli agricoltori mettono nel fare questo tipo di attività che viene un po' considerata un'attività del passato, ma abbiamo visto che in realtà è un'attività che c'è sempre stata e sempre ci sarà, anzi ci deve essere, se no cosa ci mangiamo noi, Walter? Hai ragione, Su questo non c'è l'amico dubbio. Artemio del ragazzo di campagna è stato molto divertente, ma era un po' ingenuo. Nel 2018 non bisogna essere troppo ingenui, ma bisogna essere un po' coscienti che devi parlare con persone, la gente ti arriva in cascina e quindi bisogna essere preparati. Diciamo che gli agricoltori milanesi sono abbastanza preparati da questo punto di vista. Tra l'altro abbiamo molti agricoltori giovani che utilizzano la comunicazione, utilizzano la tecnologia per far sapere cosa fanno e come lo fanno e per lavorare anche in maniera più comoda, meno faticosa. E quindi l'agricoltore è uscito un pochettino da quelle logiche di ingenuità che facevano un po' sorridere.
Certo, bisogna ancora migliorare perché lavorare in campagna tutti i giorni ti porta a pensare tantissimo tra te e te. Però noi pensiamo che i nostri agricoltori, i nostri ragazzi siano bravi e ci piacerebbe che il terreno fosse ancora più disponibile per inserire nuovi agricoltori, nuovi giovani agricoltori nella nostra città. Ecco, una cosa Fabio, che forse è bello che la gente conosca. Qualche anno fa il vice sindaco di Milano, che era anche l'assessore all'urbanistica e all'agricoltura, De Cesaris, aveva fatto rilasciato un'intervista su Corriere della Sera perché nella zona est, vicino a Forlanini, il comune di Milano aveva recuperato un lecomostro che dai tempi d'Italia 90 giaceva lo scheletro e volevano fare un parco. A fronte di questa intervista, che era una domenica, mi ricordo, ci siamo consultati in due o tre agricoltori perché avevano letto questo pezzo e abbiamo immediatamente scritto un'email alla De Cesaris dicendo: bellissimo, questa restituzione a Milano di questo spazio verde. Però, siccome prima di che ci fosse quell'ecomostro era agricolo, lei non faccia un parco, lo restituisca alla fruibilità agricola, che così andiamo a fare anche una cosa che è bella, che porta a vivere, è una trasformazione. Capri, la De Cesaris dopo 10 minuti ci ha risposto. E oggi nell'area ex ecomostro c'è un agricoltore che è Gian Piero Arioli, che ha questa cascina in quella zona, che ha ripreso a coltivare quei terreni. Quindi si può, perché poi un po' questo, cioè, ecco, perché Restituire. c'è un po' questo mito del fatto ormai c'è il cemento, non si può fare più niente. Si può invece, Guardi, con fatica mai si immagino. comincia e mai si finisce. È difficoltoso perché andare a ricostituire un terreno, rimettere l'infertilità delle aree che hanno della terra di riporto, non è facile. Ma Ma si si può comincia, fare, come dice non è si può qualcuno. fare, è un obbligo che noi abbiamo nei confronti Avrebbe da dell'ambiente. dire che infatti costruisci un altro palazzo è comunque complicato uguale, quindi non mi vengono a dire che è un problema di tempi Certo, o ma di non puoi neanche progetti. pensare che tu fai il palazzo di 8 piani e te la cavi con un piccolo parchettino che lasci alla fruibilità pubblica. No, queste sono le prese in giro che non devono piacere a noi No, milanesi. assolutamente, ecco, io porto testimonianza, ad esempio, i parchi ben vengano e ci siano. Non pensate però che costruire un parco non sia dispendioso e cioè, vada a impattare, perché vediamo ad esempio in zona Porta Nuova il nuovo parco che stanno costruendo, insomma, lì sono ruspe che sono 1 anno e mezzo di ruspe che vanno avanti e indietro a tirare su e a tirare giù terra. Quindi comunque è impattante anche il parco. Il verde è una cosa che non basta mai. Certo che se quando si deve costruire si rispetta, il verde è una cosa utilissima per tutti, ma le zone agricole di Milano, noi con 34 agricoltori ne coltiviamo poco meno di 2000 ettari, ce ne sono ancora 1000 che sono coltivabili. Ci spiacerebbe che questi 2000 ettari venissero ridotti per costruire case o altre infrastrutture, ma anche, guardi, guarda, anche i campi sportivi per noi sono una sottrazione di terreno e non è che la gente deve accettare perché poi ci giocano i bambini o altro, no, bisogna trovare altre soluzioni. Le aree agricole rimaste sono sacre e devono essere tutelate. Sì, ma forse poi ricordiamoci che sono aree che poi danno da vivere, da lavorare e comunque sono poi fondamentali per lo sviluppo della città, cioè mi sembra questo che è da ricordare. Ma Appunto, il non sono punto spazi vuoti, bisogna cominciare a pensare che non sono spazi vuoti. fondamentale è questo, cioè noi dobbiamo passare da un approccio ludico, o il giardinetto, no? A un approccio che è quello anche produttivo, per cui mettere in ciclo e in circolo e a processo tutta una serie di iniziative. Quello che diceva prima Daniele, il riso che produciamo, viene utilizzato anche nelle scuole. Ecco, allora diventa non un aspetto secondario, un orpello, ma diventa proprio, si inserisce all'interno di quello che è la vita normale della città. Da questo punto di vista è importante anche che noi ci misuriamo sul non consumo di suolo. Il non consumo di suolo nella nostra città è un tema che è stato più volte a tutti i livelli, dall'amministrazione comunale a quant'altro, enunciato, deve essere esattamente praticato. Perché uno c'è un suolo che è già verde e quindi non ha bisogno di essere riqualificato, deve essere esattamente utilizzato. Uno degli strumenti è sicuramente l'agricoltura. L'altro è che abbiamo degli altri spazi che possiamo
ripristinare a verde perché non sono particolarmente edificati. Questa è un pochettino l'operazione. Purtroppo è una logica di contabilità alcune volte che però non fa i conti con quello che è lo scenario della dinamica di vita, ma si ferma su alcuni aspetti particolari e quindi cerca di raccattare raschiando dal barile quello che può, ma alla fine vendendo i gioielli di famiglia non è che andiamo molto avanti, sprechiamo tutta una serie di risorse, quando invece ci sono degli altri ambiti dai quali si possono sicuramente ricavare delle risorse. Ecco, allora si tratta di avere un quadro complessivo delle cose e Milano deve essere, tra virgolette, gestita in primo luogo dai milanesi, perché da lontano è difficile fare delle scelte per la città che siano per i milanesi e per coloro che ci vengono. Fabio, posso dire una cosa? Esatto. Perché tu prima hai introdotto con una bellissima domanda, se si vive di sola agricoltura sono necessarie anche altre attività. Questo ci dà la possibilità di spiegare ai milanesi, di informarli, che gli agricoltori fanno già dei lavori grazie al Comune di Milano, che riguardano la manutenzione dei parchi, ad esempio il Parco delle Cave, qua vicino, è mantenuto dagli agricoltori, ad esempio. Altre aree di Milano si sono arricchite di piante perché gli agricoltori hanno iniziato a piantumare su indicazioni del comune. Expo è stata una grande opportunità che noi, per carità, abbiamo individuato e ci siamo subito dati da fare per coglierla, perché abbiamo partecipato alle opere di compensazione ambientale che erano conseguenti alla realizzazione della piattaforma di Pero. Quindi abbiamo messo giù un sacco di alberi, circa 2000, abbiamo messo a dimora circa 3500 arbusti, abbiamo recuperato, parlavamo prima della zona 7, 12 fontanili, quindi riattivati, fontanili che oggi contribuiscono in parte anche ad irrigare i campi da cui si ricava, coltiviamo il riso, dove ricaviamo il foraggio da dare alle mucche per i famosi formaggi di cui parlavamo prima. Quindi sono molto orgoglioso anche di quello di cui stiamo parlando, perché credo che siamo l'unica TV di Milano che parla di fontanili in questo momento. Noi non è la prima volta che ne parliamo di fontanili, almeno nelle ultime tre puntate abbiamo sempre citato fontanili, quindi sono molto contento che, insomma, ma perché è una realtà infatti che è ben presente in mi chiedo quanti di quelli che stanno ascoltando sappiano realmente cos'è un fontanile. Come diciamo, io chiedo di iscriverci e vediamo. Facciamo il sondaggio della settimana, potrebbe diventare questo. Sai realmente cos'è un fontanile? Il solito slogan: una vera fattoria la trovi in periferia. Giusto. No? Esci dalla metropolitana e ti trovi la cascina di fronte, così è la cosa. E non serve andare chissà dove. Allora, però nella frammentazione che c'è, per quello che noi abbiamo lanciato tempo addietro, appunto, anche con ne abbiamo parlato in una scorsa puntata, il progetto Agricultura, no, dove avevamo iniziato con i primi concerti in periferia nel 2009 a farli esattamente nelle cascine agricole, dove i ragazzi che venivano anche a suonare suonavano vicino a cavalli, mucche e quant'altro, perché i primi a non conoscere la realtà agricola sono esattamente i nostri giovani. Hai detto una cosa importantissima, che qua ci vorrebbero 10 ore, non una mezz'ora. Possiamo poi rifare un'altra puntata quando volete. Volentieri, però quello che tu hai detto adesso, che all'interno delle cascine avete iniziato a fare a suo tempo questi concerti, è stata una cosa bellissima che noi abbiamo colto, però si scontrava con il problema della sicurezza all'interno delle cascine, perché se noi andiamo a vedere le cascine milanesi, adesso iniziano a essere un po' in ordine, ma prima era veramente rischioso per un cittadino entrare. Bene, do questa notizia di cui noi siamo orgogliosi. Abbiamo fatto un accordo con il Comune di Milano a favore dei soci del consorzio, dove per le cascine del Comune di Milano, dove il nostro agricoltore affittuario, l'agricoltore, a fronte di un canone per 30 anni di locazione, anticipa tutto l'affitto e si occupa direttamente, con il supporto, l'aiuto, l'autorizzazione del Comune di Milano, al recupero della cascina. Sia per sicurezza e tutto. I tetti, che è la cosa principale, e poi con la messa in sicurezza. Per cui questo accordo, che è nato dalla volontà degli agricoltori e dall'istituzione del Comune di Milano, sicuramente porterà nei prossimi anni ad avere un patrimonio delle cascine, io li chiamo dei monumenti, più fruibili, perché saranno più belli, saranno più sicuri, saranno più aperti, e qua ci vuole il contributo di tutti questo. Aiutateci, dateci idee.
Quindi venici a trovare. Prima dicevi anche molti giovani avete anche. Una curiosità che ho è questi giovani sono dei giovani, diciamo, di ritorno, che magari appunto avevano nonni o parenti che facevano già agricoltori, o sono proprio neo agricoltori? Abbiamo qualche agricoltore che ce lo siamo acquistato perché veniva da altre esperienze e quindi ce lo siamo andati a verificare cosa faceva e l'abbiamo inserito, ma per la maggior parte sono attività di famiglia, okay. Perché fare l'agricoltore, se tu non inizi ad abitare in una, e a vivere in una cascina, a alzarti la mattina presto, lavorare sabato e domenica, sono dei sacrifici che non tutti sono disposti. Si vive e si vive in cascina, cioè non è, diciamo che il, non è i valori buche, non è le mucche in periferia e poi l'attico a City Life, ecco, no, non è come no, zona no. Così diciamo che certi valori che a nostro giudizio sarebbe bello che venissero posseduti da tutti, lì capperi te li trovi più profondi, più solidi, e ripeto, lavorare sabato, domenica, Natale non è facile. Però, come dire, io credo che sia davvero interessante quello che oggi sono venuto a raccontarci, un'idea di una Milano che, ahimè, anch'io devo dire, forse non avevamo idea che fosse così una città appunto prima industriale, ora terziaria, ma da sempre una città agricola. Io sono ben contento di avervi avuto ospite qui oggi, Daniele, e tutto il distretto agricolo Milano. Siamo ormai in chiusura. Io vedevo però, Walter, prima parlavi di bilanci, di numeri, vedo che lì hai segnato dei numeri, hai cominciato a segnare il percentuale, non so se sei già gli exit poll delle regionali o cosa, cosa stavi prendendo appunti, ho visto. Nell'attività di consulta periferie Milano, sì. Nelle iniziative cerchiamo di avere anche un polso, un pochettino, diciamo così, fai da te, su quella che è la realtà e la sensibilità. Quindi per quella che è la composizione di consulta periferie Milano piuttosto articolata, c'è sempre stata un'attenzione particolare sul tema agricolo, per quello abbiamo fatto anche i concerti nelle cascine, che non è il luogo ideale, dove anche se erano dei concerti di musica classica e quindi, ma viene il latte più buono e quindi musica, non disturbavano gli animali in particolare, e sempre fatti in sicurezza naturalmente. Però ci siamo posti anche il tema di, ma qual è la conoscibilità dell'agricoltura milanese da parte dei milanesi? Uno dei primi dati era, sai che secondo te Milano è una città agricola? Abbiamo avuto un 5% eroico che ha detto sì, Milano è una città agricola, avendo fatto un'indagine abbastanza ampia. Poi questa indagine è stata anche confermata da altre indagini di istituti, okay. Quindi non ci avevamo tirato lontano. In secondo luogo c'era il tema anche della quantità agricola di territorio coltivato, e appunto avevamo dei dati dove diceva il 14% non sapeva, quindi proprio non aveva alcuna idea, e un altro 13% ha detto meno del 5%, un altro 35% meno del 10%, e quindi avevamo una grossa fetta della città, almeno il 60%, che era distante. Un 38% noi diciamo anche un po' casualmente, no? Ha detto tra il 10 e il 20%, diciamo ci ha beccato. Quant'è la percentuale più o meno? Siamo attorno al 13-14%, okay. Poi se si potrà sviluppare e utilizzare anche del terreno, okay. Questo è una, c'è una possibilità di incrementare in maniera significativa. In secondo luogo anche sul tema del numero di aziende, perché noi teniamo conto che L'80% parlava di un numero inferiore a 50, uh-huh. No? Tutto compreso tra le varie cose, quindi meno 20, un 45%, quasi la metà degli intervistati rispondeva meno di 20 cascine. Ecco. Allora sicuramente il far conoscere è legato al far apprezzare, e il portare anche gli abitanti, le scolaresche, a vedere direttamente le cascine agricole diventa una sorta di familiarità, okay. E quindi uno poi sta anche attento a come si evolvono. Allora, mi hai dato l'assist per l'ultima domanda a Daniele, su cui poi vorrei proprio chiudere. Come possiamo fare per aiutarvi, da dire, a far conoscere meglio, per dare una mano noi cittadini al consorzio, al distretto agricolo Milano? Ogni zona di Milano, ogni quartiere, ogni municipio ha delle cascine.
suggerisco, ci piacerebbe che i cittadini di questi municipi, di queste zone, andassero ad adottare le cascine, andassero ad acquistare i prodotti se fanno se ci sono gli spacci in queste cascine, se vanno al supermarket, prendete prodotti del consorzio DAM che sono buoni e Ci sono, quindi dammi questa notizia, è una notizia ci secondo sono, me. c'è la Ci sono, grande si trova nella distribuzione. distribuzione, adesso nei supermercati milanesi potete trovare a marchio DAM, Consorzio DAM, un consorzio DAM. marchio col colore della terra che sfuma, molto bello. Sono due varietà di riso, tre varietà sono il Carnaroli. Chi mangia il risotto a Milano è obbligato a prendere Prende quello, quello. l'arborio anche in modalità integrale, cioè abbiamo la crescenza. In alcuni supermarket ripartiranno con la pasta fresca che produciamo con la farina di grano tenero che viene coltivata qua in zona, per cui le uova le trovate dappertutto all'interno delle cascine, però adottate una cascina, adottate l'agricoltore. Andate alle cascine, non è vero la storia di quando vi racconta la nostra, che un nonno diceva che vi spara dietro l'agricoltore, anzi, l'agricoltore vi accoglie a braccia aperte, ben contento di far vedere i gioielli di famiglia, in quel caso Adottate una suoi. cascina, Adottate grazie. una cascina, davvero, è un bellissimo slogan. Grazie mille, Daniele, grazie di essere qui con noi, complimenti per il Grazie a voi. lavoro che state facendo. Walter, grazie davvero anche a te, grazie per il bellissimo ospite che ci ha portato oggi, una bellissima storia che seguiremo sicuramente da oggi, Bellissima sempre di realtà vicino, che una va realtà che va alimentata e alimentata, va sostenuta. seguita e va sostenuta, appunto. Sostenuta è la parola Bravo Walter. corretto. Grazie mille, Walter, noi ci vediamo settimana prossima, continuiamo a parlare di periferie. Grazie mille e buon lavoro, insomma, parliamo di gente che Parleremo lavora. di ciclabilità per Oh. certi aspetti. La settimana prossima allora parliamo di qualcosa di divertente e vediamo come reagiranno gli automobilisti di divertente e Milano. anche di Infatti, pericoloso vedremo perché come reagiscono. con Expo abbiamo realizzato 6.000 metri di pista ciclabile nella zona che va da Muggiano al Parco del Centenario. Bellissima, Ecco. pista bianca in mezzo ai campi. Fantastico. 6 km. Grazie mille allora, davvero, ci vediamo alla Grazie, prossima grazie a tutti. settimana, anche voi, grazie mille, l'appuntamento è per oggi pomeriggio alle ore 18 con l'informazione di Milano News e Good Morning Milano torna invece domani sempre qui in diretta alle 12.30. Grazie mille, arrivederci, a presto. Grazie.